Bene, we are back, siamo tornati cari telespettatori di Teleantenna e iniziamo con la prima partita della Falcostar in casa contro il Basket Oderzo. Quindi si comincia non con l'aperitivo e neanche con le patatine o le arachidi, ma neanche col primo. Si comincia subito col secondo, con la carne, con la grigliata. E la grigliata è l'Oderzo. Speriamo che la Falcostar se la mangi questa grigliata. Bene, palla in possesso di Oderzo. Scusate anche del ritardo con cui abbiamo cominciato il collegamento. Pallombita. L'azione si conclude in 24 secondi. E c'è un fallo di Oderzo, fallo del numero 14, Pagotto. Marcetici in palleggio, Colli scambia con Minussi, un dai e vai. E Pallombita in penetrazione. No! Bonetta in contropiede. Poi si ferma, Marcetic un passo e spara! E spara la bomba! Pagotto. Casagrande. Non va. Recupero di Colamarino, di nuovo Casagrande, penetrazione, no! Prime fasi che sono sempre piuttosto interlocutorie, Minussi, Colli vede il taglio di Tossut, Colli da fuori e anche Colli spara la bomba. 6-0. Pagotto cerca di andare via Marcetic. Dunque Pagotto, Casagrande, Raminello, Pallombita e Colamarino per Oderzo. Colli, Marcetic, Minussi, Tossut e Bonetta per la Falcostar, che è partita discretamente bene. Palla per Minussi, va via, cerca di andare via, ribalta per Bonetta, un step back di Bonetta che non va. Pallombita sotto per Casagrande, fin frazione di passi, giustissimo. Bonetta, Marcetic, si ferma e deposita, questa volta non è una bomba. Inizio confuso da parte di Oderzo, Casagrande, Pallombita. E cosa fischia l'arbitro? Fischia il fallo alla difesa di Tossut. Palla sotto per Raminello e Colli, primo fallo. Oderzo che ha cominciato la partita in modo piuttosto confuso e nervoso.
Cola Marino, marcato da Minussi, cerca l'entrata, non va neanche questa. Tossuti, il contropiede, l'idea era buona ma il passaggio era corto. Palombita che voleva fare un'azione alla Magic Johnson, guardare da una parte e passarla dall'altra. Oh, chiaramente la telecronaca è offerta da Teleantenna, il tecnico è Marco, io sono Alberto Pozanel. Colli per Marcetic, va via, primo passo, molto bene, era un po' disturbato, forse c'era un fallo. Colamarino per Palombita, bel passaggio di prima intenzione per Pagotto che subisce fallo. Moretti per Tossut. Pagotto ai liberi, uno su due. Otto a uno parziale per la Falcon Star. Bonetta chiama lo schema. Marcetic semiruota per Bonetta, penetrazione e in velocità, in velocità se ne va, mette la freccia e se ne va. Casagrande, avvio ottimo anche dal punto di vista difensivo per la Falcon Star, molto concentrata. Il pistolero a vuoto. Ancora Bonetta. Ci sembra un Bonetta in stato di grazia. 12 a 1 Falcon Star. Oh là là. Grande difesa anche. Casagrande. Niente. Poderzo che sta spadellando alla grande. Colli vede molto bene Moretti. E l'allenatore di Oderzo, Pietro Battistella, è costretto a chiamare un time out perché qua ci sono troppe cose che non funzionano. Dunque, fatte le nostre presentazioni, dunque mi manca di dire che gli arbitri sono i signori D'Avanzo di Albignasego ed Enrico di Venezia. Il coach della Falcon Star Federico Franceschin, coach di Oderzo Pietro Battistella. Insomma, si comincia col piatto forte perché Oderzo è considerata insieme a Mestre, diciamo sulla carta, una delle favorite di questo girone. L'inizio di partita parla 14 a 1 per la Falcon Star. È entrato Sasha Mucic. Ed è entrato anche Petrovic per la Falcon Star. Un man rovescio sulla testa del malcapitato Palombita e lo porta in lunetta.
2 su 2. Oderzo che ha segnato solo su tiri liberi. Ed ecco Scutiero anche. Scutiero un signor play. Ruba Palombita la palla. Entra. Ha rubato la palla veramente all'Arsenio Liupen. Moretti. Piazzato. No. Mucic. Pagotto. Palombita marcato da Moretti. Tiro da lontanissimo di Colamarino. E il time out ha funzionato. Parziale di 6-0. Intanto vanno per le terre Bonetta e Palombita. Si cominciano a vedere dei colpi proibiti sotto canestro. Cernis e Ciman in campo per l'Oderzo. L'Oderzo dispone di cambi interessanti. La rimessa da fondo campo di Scutiero. Petrovic. Colli molto lontano dal canestro. Petrovic. Tiro a una mano che costringe al fallo Mucic. Cherubin per Bonetta. In lunetta Dalibor Petrovic. Sempre molto preciso ai liberi. Due su due. Cernis marcato da Cherubin. Cernis del vivaio dello Yadran. E qua l'arbitro ha visto un fallo di Scutiero. Primo fallo. Di nuovo in lunetta. Due su due. Cernis su Scutiero. E lo costringe al fallo. Cernis primo fallo. Scutiero. Molto bella, entrata molto bella. Scutiero veramente un signor playmaker. Dato via in palleggio in modo elegante, si è smarcato di Cernis. No! Da lontanissimo e poi ha concluso con un'entrata veramente di una eleganza. Di un'eleganza assoluta. Palombita si autoaccusa del fallo. Primo fallo e lascia il campo per Colamarino. Sei
sempre Scutiero, va via sul blocco di Minussi, poi lo imbecca, ci sono troppe mani, arresto e tiro di Ciman. Moretti, finta il tiro, Cherubin ribalta, azione che si sta un po' incartando, passano i secondi e perde la palla. E così è. Quando un'azione comincia a incartarsi, anche per il merito della difesa, ma quando un'azione comincia a incartarsi, cioè che la palla non circola in modo fluido, purtroppo succede questo. Loderzo continua a sparacchiare da fuori, è rientrato Marcetic, Minussi però non viene mai imbeccato quando fa il pick and roll, deve uscire Cherubin, piazzato, Ciman per Mucic, gesto acrobatico, mezzo gancio, e Loderzo torna Loderzo torna alle medie di inizio partita, ma anche Petrovic non scherza con questa ultima, con questo ultimo tiro che tocca appena la retina. Ciman, Mucic molto fuori per Raminello, fa sportellate con Petrovic, non va Mucic, non va, si gira e segna. E subisce anche fallo. E si gira, si rigira, si gira, si rigira, alla fine va e anche le prende. E comunque Oderzo adesso gioca con due lunghi piuttosto grossi, Raminello e Mucic, però vedo che Raminello viene cambiato adesso, perché è rientrato a Casagrande. Non so perché non ha tenuto in campo Raminello, proprio nel momento in cui stava dando fastidio ai lunghi della Falcon Star. Vabbè. Marcetic, uno contro uno, di esperienza. Canestro di esperienza. Ultimo tiro per Casagrande, che lo mette a segno. Primo periodo concluso sul 20-17 per la Falcon Star,
sull'Oderzo. Moretti da lontanissimo, no, lotta ai rimbalzi. Riparte l'Oderzo con la Marino. Mucic prova l'entrata sotto mano, prende il rimbalzo, lì la tocca Minussi. Cherubini in contropiede, si dimentica il pallone. Marcetic, tocca il ferro. Mucic, scambio con Casagrande, passi, colto in inflazione di passi. Dunque top scorer per la Falcon Star nel primo periodo Marcetic con 7 punti, mentre per l'Oderzo Palombita con 6. Marcetic in palleggio, Minussi, parabola per, anzi pallonetto per Moretti, che anche commette fallo su Cerniz. Franceschin rialza di nuovo il quintetto, rimette in campo Andrea Colli. Pagotto in palleggio per Mucic. Ciman. Cherubin molto stretto. Molto stretto su Colamarino, troppo. E time out. Quindi vediamo i parziali. Per la Falcon Star Marcetic 7 punti, Colli 3, Bonetta 4, Moretti 2, Petrovic 2, Scutiero 2. Per l'Oderzo Pagotto 1, Palombita 6, Colamarino 3, Ciman 2, Mucic 2, Casagrande 2. Questa partita c'è una discreta presenza slovena, perché tra Mucic, Petrovic, Marcetic, Cerniz, tra l'altro poi alcuni erano compagni anche nella, insieme a Casagrande nell'Ardita, o in un'altra squadra che adesso non mi ricordo. Ciman, tentativo un po' forzato. Dai raga, dai. Si libera Minussi, ancora a secco. Colli molto fuori, Petrovic riceve, piazza la bomba che non va. Colamarino in partenza provoca il fallo di Minussi. Minussi secondo fallo. Mucic marcato da Colli, lo evita, poi sparacchia. Marcetic è stato tentato per un attimo di tirare. Entrata di Colli. Oh, che festival degli errori, incredibile.
Incredibile, numero da circo. Abbiamo visto un assist di Mucic per Colli, un errore di Colli sotto canestro, una palla passata in mezzo alle gambe di Marcetic, mancava solo l'acrobata e l'equilibrista e gli elefanti che entravano nel parquet, e poi c'era il numero completo. Beh, insomma, è un gioco, ricordiamoci che è un gioco, Miniusi, Bonetta, Dalibor, non va, Dalibor con le polveri bagnate, Casagrande, sputo del ferro. Petrovic, Marcetic, e sblocca il punteggio del secondo periodo. Punteggio molto basso, molto basso, prevalenza delle difese e anche degli errori, insomma, è la prima partita della stagione. Altro erroraccio. Oderzo che sembra in serata, no. Miniusi. E si sblocca anche Ricky. Dunque, vediamo cosa offre il menu della serata. Mestre Jesolo, Castelfranco Codroipo. E Codroipo neopromossa. Jadran contro Padova, Guerriero Padova, Arzigliano Corno di Rosazzo, anche Corno si potrebbe mettere fra le favorite del campionato. Oderzo, Mestre e Corno. Poi va bene, Falconstaro Oderzo, Caorle Due Ville e Montebelluna Bassano. Rientra in campo Palombita. Vediamo con Casagrande, con Pagotto che riceve, con Colamarino, Casagrande ex Ardita Gorizia, Pagotto, tiro pulito. Palla intercettata, di nuovo Marcetic, gli è mancato proprio un niente per concludere l'entrata. Casagrande, Pagotto, Colamarino, no. Rimbalzo offensivo, bellissimo, bellissimo, e Palombita vede completamente libero Colamarino, bellissimo. Ecco, queste sono le cose belle del basket, quando uno vede ciò che altri 7-8 non vedono. Cioè, uno completamente libero sotto canestro, bellissimo. Questo è il bello del basket. Poi ci sono altri momenti, va bene, spettacolari, le schiacciate, ma è questo il bello del basket, vedere uno completamente libero sotto canestro e servirlo in mezzo al traffico.
è rientrato Raminello per Mucic. Un duello piuttosto ruvido con Colli. Palla rubata. Raminello, entrata, sbaglia. E c'è un tocco di piede. Casagrande rimane come una statua di sale, perché dice, ma come? Io non ho, infatti non ha capito che l'arbitro ha fischiato per lo terzo. Raminello, Palombita, Raminello si smarca, c'è un momento di wrestling fra Colli e Raminello. C'è Minussi sotto che sgomita. Bonetta alla fine non trova di meglio che tirava, vabbè, un'azione condotta male che dopo è diventata lenta e ha originato il tiro della disperazione. Entratona di Colamarino che a quota 7. Time out. Dunque parziale del secondo periodo 6-5 per lo terzo. Punteggio bassissimo. Dunque top scorer per la Falcon Star Marcetic. Top scorer adesso per lo terzo Colamarino con 7 punti, seguito da Palombita con 6. È partita che dopo l'inizio velocissimo, fulminante della Falcon Star, è piuttosto invece confuso e incartato di Oderzo, adesso si è messo su un binario di equilibrio che forse rispecchia di più anche i valori in campo. Di nuovo Scutiero in campo. Qua c'era un fallo, sinceramente, perché Palombita ha messo le mani addosso a Petrovic. Scutiero, invito per Colli e canestro convalidato. Sinceramente prima c'era un fallo non visto. Palombita torna di nuovo ad accomodarsi in panchina, si vede che l'allenatore comincia a vederlo già un po' nervoso e rientra Ciman. Raddoppio di difesa, Raminello. Ribaltamento per Casagrande, Colamarino. E l'arbitro d'avanzo vede il fallo di Scutiero. Secondo fallo. Direi che Colamarino sta crescendo. Raminello piazzato. Non va. Colli, pallonetto per Minussi, che perde l'attimo. Colli da fuori, bomba, che tocca appena la rete. Voleva imitare
Petrovic e c'è riuscito pienamente. Moretti per Miniussi, secondo periodo che continua a essere veramente avaro, avaro di cose da ricordare, ecco, direi l'assist di Palombita, ecco, la cosa più bella del periodo. Per il resto mi sembra che c'è molta confusione. Passi di Casagrande. Che non si capacita. Scutiero supera brillantemente l'avversario. Bonetta tenta l'entrata, prende paura. Colli fa pasticcia, contropiede. Ciman. Casagrande spinge. Eh sì. E dice, ma non è vero, io non ho spinto nessuno. E invece hai spinto, si è visto bene. Scutiero va via sul blocco di Moretti. Bonetta dall'angolo. Spadella anche lui. Diciamo secondo periodo in cui le squadre hanno preso a spadellare con grande successo. Palla intercettata, entrata di Bonetta che subisce anche fallo. E vai Lunetta. Rientra Cerniz. Non è una partita fallosa, direi piuttosto una partita ruvida. Beh, ho visto di peggio, eh. Bonetta va a quota 6. Cerniz a cercare di mettere un po' di ordine nello terzo. Colamarino. Palla fuori di nuovo per Ciman. Che poi sparacchia alla disperata. Nove a sei il parziale del secondo periodo, eh. Parziale da mini basket. Io penso che più che merito della difesa è mi sembra un po' la partita di inizio stagione dove i meccanismi sono ancora ne devono ancora andare a regime, insomma. Scutiero ha guardato la riga, tenta di nuovo e piazza la bomba. E la Falcostar è di nuovo più 9. Raminello, Ciman, e fallo di Bonetta. Che manda in lunetta Colamarino.
cambio fra i lunghi della Dello Derzo, rientra Mucic. No. E il secondo va. Dai ragazzi, dai. Černis su Scutiero. Petrovic non ci pensa due volte. Moretti pesca Colli. Tutto di prima. Prende il ferro. Beh, l'azione non era male, tutta di prima, molto veloce, ma anche Moretti non mi sembra in gran serata. Colamarino. Infrazione di passi di Ciman. Boneta che parte come un razzo e scarica su Colli e Colli segna a fil di sirena. Pubblicità e ci vediamo per il secondo tempo. Bene, eccoci per il terzo periodo di Falconstar Oderzo. Falconstar 34,
Oderzo 24. Terzo del scopo. Primo periodo che sembrava, diciamo così, l'inizio di una partita discreta. Secondo periodo brutto. Brutto, nervoso. Intanto Raminello si presenta e segna il primo canestro del terzo periodo. Colli, entrata di sinistro. Ecco, Oderzo si è presentata con Mucic e Raminello insieme. Ecco, sono curioso di vedere come funziona questo quintetto. Mucic, Palombita e il pistolero. Il pistolero mette in azione la sua Colt. Bel passaggio di Moretti per Colli, che viene maltrattato. Però mi sembra che anche Pagotto ha preso una tega in faccia. Palombita intanto inizia sempre come sempre il suo colloquio con gli arbitri. Uno su due per Colli. Parte Palombita, scarica su Mucic. Era Passi. Viene dato il canestro a Mucic. Per me era un'azione viziata da Passi. Bonetta. E Oderzo di nuovo. E di nuovo a meno 4. Fallo veramente inutile di Colli. A cosa serve fare a metà campo un fallo del genere sul play che ti sta andando via? A cosa serve? Che pensi a tenere magari qualche fallo per i suoi duelli con Mucic o con Raminello? Palombita si smarca. Raminelli. Però vede signora, qua sul foglio c'è Raminello e Raminelli. Va bene, allora è Raminelli. Marcetic stoppato da Mucic. Colamarino. Mucic contro Migliussi. Passi ha fatto un passo in più. Quindi Raminelli e non Raminello. Bonetta in versione playmaker. E l'arbitro d'avanzo vede un blocco in movimento di Petrovic. Pagotto in palleggio. Mucic contro Migliussi. Usa il corpo. Raminelli. Sfondamento.
ho l'impressione che sarà una partita dura e nervosa fino alla fine. Una partita di inizio stagione dove si devono provare ancora gli schemi, devono funzionare i meccanismi, insomma le squadre sono piuttosto, sono ancora imballate. Petrovic, Marcetic, Mucic, secondo fallo. Moretti, Minussi. Tira, rompe un pezzo del tabellone, per un pelo, Marcetis che vuole prendere un occhio di Palombita, bello scarica, Mucic sa giocare, Secondo me questo quintetto qua con Mucic e Raminelli è quello che funziona meglio. Anche perché Mucic sa giocare, per essere un lungo si muove molto bene. Petrovic da tre. C'è un momento di... momento di lotta greco-romana fra Minussi e Raminelli. Marcetic va via sulla sinistra, non ci pensa due volte e deposita e poi guarda, guarda verso Mucic. Palombita cerca il fallo e lo trova. E Palombita raggiunge quota 10. Marcetic in palleggio. Petrovic. Azione molto lenta. Tenta il tiro. Palombita ruba di nuovo. E fa che commette pala, infrazione di palla accompagnata. Una seconda palla che ruba Palombita proprio la sradica dalle mani di Petrovic. Boneta. Un'accelerazione delle sue, un'accelerazione delle sue. Raminelli molto fuori e Benigni, Benigni su Palombita.
2 su 2, va a quota 12. Falcon sarà più 7. Petrovic, step back. Rimbalzo di Palombita, spettacolare. Pagotto. E Colamarino che spara una bomba da un'altra galassia. Colamarino quota 11. Benigni tenta l'entrata. E Benigni lascia sempre il segno, eh? Un giocatore di una utilità, sì, passano gli anni anche per lui, ma è di una utilità assoluta. Bonetta su Palombita, scarica su Colamarino, Pagotto. Time out. Aggiorniamo il tabellino. Marcetic 13 punti, Colli 8, Bonetta 8, Moretti 2, Moretti che non è in una gran serata di tiro. Petrovic 5, Scutiero 5, Minussi 2, Benigni 2, Peroderzo, Pagotto 3, Palombita 12, Colamarino 11, Ciman 2, Mucic 4, Casagrande 2, anche Casagrande con le polveri bagnate, e Raminelli 4. Cherubin, Petrovic, no! Colamarino per Raminelli, Marcetic tiene. Marcetic si lamenta con l'arbitro, dice sì va bene, io l'avrò anche tenuto ma lui mi ha messo il gomito in faccia. Raminelli, un bel tiro libero. Uno su due. Dai ragazzi, dai. Benigni, Cherubin, non sa cosa fare. Palla Marcetic, si ribalta il suo avversario, Pagotto. L'idea era bella. Ma Cherubin stoppa Palombita, poi recupera Benigni. E Raminelli. Commette il suo terzo fallo. Il contropiede. Era una bella idea quella di Palombita, ma è stato stoppato prodigiosamente da Cherubin. Un bel contropiede tutto di prima.
Marcetici in lunetta. E va a quota 15. Cerniz contro Cherubin. Palombita. No. Petrovic. Colli. Benigni. E Palombita ottiene la rimessa. Sì, l'ha toccata per ultimo. Sì. Oderzo a meno 7. Falcon Star che è sempre stata in testa. E vediamo se resterà fino alla fine. Casagrande. Tenta l'entrata, poi si gira. Palla per Mucic, c'è un corpo a corpo con Marcetic e fallo di Casagrande che anche in questa occasione dice ma come? Ma come? Non l'ho neanche toccato. Insomma tutto quello che gli arbitri li fischiano è sbagliato. Rimbalzone di Colli e subisce anche fallo. No, 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 cosa ha fatto? Passi, cosa ha fatto? Ha fatto passi perché bisogna palleggiare sul reverse, bisogna continuare a palleggiare. Se no ti fischiano passi. Ah sì. Adesso la partita sembra un duello ai tiri liberi tra Marcetic e Palombita. Petrovic, un backdoor per Marcetic. Un invito sul backdoor di Marcetic. A quota 18, eh? Perde la palla Palombita. Colamarino perde la palla. Oderzo che si sta perdendo di nuovo la bussola. Questa è una partita che la Falcon Star, ecco invece, ecco, poi appena finito da dire è Cherubin in un momento di disattenzione. È una partita che secondo me in questo momento la Falcon Star può solo perdere, perché l'Oderzo non la vedo proprio in gran serata. Può solo perderla, però non, queste disattenzioni non. Un libero per Pagotto. Secondo me questa partita la Falcon Star
se non si distrae, la porta a casa. Dall'angolo Ciman. No! Passi di Mucic. Eh sì. Si è sbilanciato e ha commesso passi. Colamarino per Palombita. Marcetti cambia direzione. Rimessa dal fondo Falcon Star. Colli. Non ho capito perché non ha tirato Cherubin. Secondo me da fuori è meglio che tirino i piccoli, le guardie, e i lunghi che giochino sotto. Mucic prende il tabellone. Cherubin commette passi, ma finisce il terzo periodo. 50-43 per la Falcon Star. Eccoci per il quarto periodo. Falcon Star 50, Oderzo 43. Io resto dell'idea che se la Falcon Star non si distrae, se mantiene la concentrazione, pur in una partita diciamo bruttina, insomma, da parte di tutte e due le squadre, questa
questa partita la porta a casa. Bellissimo scambio tra Cherubin e Colli. Casagrande si intestardisce e poi cosa succede? Fallo di Mucic sull'errore di Casagrande. Mucic abbatte Colli. Mucic terzo fallo. Casagrande è partito, poi ha avuto un'incertezza, poi si è girato, poi ha passato all'indietro, ha pasticciato e Mucic ha fatto fallo su Colli. Ottimo lavoro di pulizia da parte di due esponenti del vivaio della Falcon Star. Va bene ragazzi, va bene, ottimo. Non serve passare la cera. Va bene, va bene. Vi siete guadagnati il panino. O Colli era talmente sudato che ha allagato il parquet. Un lavoro veramente certosino. Vabbè ragazzi, adesso panino e birra per i ragazzi. Cherubin in palleggio. Marcetic per Petrovic. No! Che poi si gira verso l'arbitro e dice: ma non hai visto che mi hanno dato un pugno in faccia? Černíc alla disperata ricerca di un marcatore. Si gira bene Colamarino, lascia sul posto il malcapitato Cherubin. Colli sotto per Petrovic, no, cambia Colli. È il momento di Colli, che ruba anche palla e perde dopo la palla. Quello che dicevo prima. Cerdi, stiro completamente sbagliato. Cherubin sbaglia anche Colli. La Falcon Star deve rimanere un minimo attenta e concentrata, perché questa sera la partita la porta a casa contro un Oderzo veramente sottotono, direi anche deludente. Rabinelli. Ciman. Bene, Bonetta in difesa. Benigni. Time out. Marcetic a quota 18, Colli a quota 12, il terzo periodo è stato il momento di gloria di Colli, Bonetta 8, Moretti è rimasto quota 2, Moretti invece direi
sottotono, sì. Serata deficitaria. Petrovic 5, Scutiero 5, Minussi 2, Benigni 2, Pagotto 4, Palombita 14, Colamarino 13, Ciman 2, Mucic 4, Casagrande 2, Raminelli 5. Sinceramente mi aspettavo di più anche da Mucic come punti. Come rimbalzi niente da dire, come sportellate sotto canestro, ma come punti mi aspettavo di più. Adesso Scutiero. Marcetic. Minussi completamente libero. No. Casagrande. Raminelli. Raminelli. Oi oi oi. Più 11 Falcon Star. Io una cosa non capisco di Casagrande. Fa il primo passo, sembra deciso e poi si guarda indietro. Invece questa volta fa una bella cosa. Viene imbeccato sotto canestro e in sottomano segna e anche subisce fallo. Scutiero. Il pubblico protesta. Minussi fa un po' di passi. Minussi che è andato a finire in una situazione un po' scabrosa. Palombita, dai e vai. Con Colamarino. E viene fischiato un fallo a Petrovic. Terzo fallo. La prossima giornata l'Oderzo ospita lo Jadran domenica alle ore 18. Mentre il Monfalcone va a Bassano, dove giocherà sabato alle ore 21. Dunque, la formula... Beh, della formula magari... No, è finito il time out, parlo al prossimo time out, se mi ricordo. Pagotto. Un po' forzato ma efficace. Dai ragazzi, dai! Marcetic. Dalibor, perde palla. Altra palla persa. Palombita entra e sigla il meno 5. Oderzo torna in partita. Palla sulla riga, o palla o Scutiero sulla riga. Altro time out. Oderzo si riavvicina pericolosamente a meno 5. Dunque, per quanto riguarda la formula,
per i playoff, le prime 8 accedono ai playoff. E la nona e la decima si fermano dopo la regular season, e dall'undicesima alla quattordicesima fanno i play out, da cui esce una che retrocede. Ultimi 5 minuti e qualcosa. Pagotto. Ancora Pagotto. L'arbitro vede un fallo di Petrovic. Quarto fallo. Pagotto, Casagrande, scarico in area per Raminelli, che perde la palla. Bella idea di Casagrande. E poteva essere il canestro del meno 3. Colli, Bonetta, Minussi. Intanto Marzetic e Palombita fanno un po' di lotta greco-romana, la stessa cosa Raminelli con Colli. Colli rimane a terra, dolorante. Altro time out. Però la formula prevede anche che la possibilità di una retrocessione diretta senza play out. Se al termine della prima fase la differenza di punti in classifica tra ultima e penultima fosse maggiore o uguale a 6 punti, niente play out, con la quattordicesima retrocessa direttamente in serie C Silver. In quel caso 5 squadre concluderebbero la stagione praticamente nel mese di aprile. Marzetic in palleggio. Palla per Dalibor, che vede libero Colli. Bello, bella idea per Minussi. Bella idea. Bella idea, peccato. Meritava più fortuna questa azione. Finisce per terra anche Palombita, c'è un infortunio serio. Sembra un infortunio serio. Una botta, uno scontro, il ginocchio.
addirittura si strascina fuori dal campo. Addirittura non riesce a neanche sedersi. Oderzo di nuovo con la quintetto coi due lunghi. E anche la Falcon Star con Colli e Petrovic. E anche Minussi, quintetto alto anche per la Falcon Star. Infrazione di campo. Pagotto per Mucic, molto lontano da canestro. Colamarino che decide per una iniziativa personale il rimbalzo di Mucic. Di nuovo Colamarino, Casagrande, no! Bonetta. Pagotto, terzo fallo. Due su due per Bonetta. Casagrande, Vaminelli, azione molto faticosa che finisce male. Bonetta va via. Entrata sottomano rovesciato e fallo. Coast to coast di Bonetta. Che va a quota 15. È il momento di Bonetta. Pagotto triplicato. Fallo attribuito a Minussi. Pagotto. Arresto e tiro. Rimbalzo di Colli. E il rimbalzo della partita. Punto di domanda. Falcon Star a più 12. Beh, azione non ben gestita, eh. Molto, molto individualista. Casagrande sbaglia un rigore, poi si lamenta perché è stato disturbato. Marzetic, Colli,
E c'è un altro momento di wrestling tra Pagotto e Petrovic. E Bonetta si prende la sua quota di applausi. Bonetta che ha fatto un quarto periodo veramente ottimo. 7 punti nel quarto periodo. Petrovic, incredibile, 0 su 2, incredibile, una cosa che non succedeva da secoli. Raminelli perde l'ennesimo pallone, Mucic tira da un altro continente. Scutiero, Marzetic, tiro sporcato e Petrovic è più lesto del suo avversario che era piuttosto fermo sulle gambe. Oderzo ormai è in una fase di caos primordiale. Proprio non sanno proprio letteralmente cosa fare. Tanto è vero che l'allenatore adesso mette in campo il numero 15, Kan Chang, perché ha capito che ormai... Oh, in campo Tossut, Vittor e Feri. Linea verde. Gran canestro di Scutiero, gran canestro. Gran tecnica. Più 16 la Falcon Star. Oderzo veramente non pervenuta questa sera. Guarda, altra palla persa. Feri si è emozionato. Era troppo bello. Bene. La partita praticamente si conclude sul 67 a 53 per la Falcon Star. Un saluto ai telespettatori di Teleantenna e io mi ritiro nell'ala ovest dei miei appartamenti. Saluti a tutti. Coach Franceschin, d'accordo, è la prima partita, inizio di stagione, eccetera. Ma hanno prevalso le difese o tutte e due le squadre risentono ancora dell'inizio del campionato, dei meccanismi, eccetera, eccetera? No, sicuramente i meccanismi sono quelli dell'inizio dell'anno, per cui non sono ancora oliati, no? Come si dice. Però dal mio punto di vista questa squadra qua,
il mio primo obiettivo come allenatore per questa squadra qua è proprio la difesa, ecco, è l'approccio alla difesa, pertanto sono contento proprio della prestazione, a prescindere dal fatto che chiaramente gli attacchi sono quelli che sono in questo momento, però è vero che anche è il stesso discorso anche difensivo, per cui la prima è andata bene, sono molto contento da questo punto di vista, chiaramente anche noi dovremmo migliorare altre situazioni, però il primo passo per avere una squadra con la mentalità difensiva è quello che io cerco, è andata bene, sono contento. Bene, in bocca al lupo per la continuazione di questa stagione. Crepi il lupo e in bocca al lupo per tutti.